L'Arizona fu un successo. I dinosauri erano al sicuro. Finch e il DFV avevano avuto modo di tenere a bada i burocrati. Per ora. Ma il futuro, quello era ancora tutto da decidere. Per fornirti dettagli, ma come sai la situazione è fluida. I nostri amici canadesi temono che molti di questi animali si stiano avvicinando al confine. Dobbiamo impedire che lo attraversino. Siamo della CIA, nello specifico DSP, Divisione Specie Pericolose. Sono la dottoressa Lua. Ho molta esperienza nelle ricerche paleontologiche in questo campo. A Jurassic World e ora in altri luoghi che non posso divulgare. Diciamo che conosco molte delle persone coinvolte in questa storia. Un accampamento di bracconieri, o almeno ciò che ne resta. Dilettanti. Sono riusciti solo a farsi uccidere insieme agli altri e a complicare di molto il nostro lavoro. Sono ancora agitati, dottoressa Dua. Arrivati a questo punto, credo che l'opzione migliore sia sedarli. Facciamolo in fretta, ma anche in sicurezza. Bene, ragazzi, benvenuti a quello che sarà il mio secondo episodio dedicato a Jurassic World Evolution 2. Allora, nello scorso episodio eravamo a caccia dei dinosauri nel deserto dell'Arizona. Oggi, invece, in questo nuovo episodio, siamo nello stato di Washington, vicini al confine canadese. Dobbiamo impedire ai dinosauri di diventare un problema dei canadesi, a quanto pare. Prima di continuare, io vi invito a spolliciare più non posso per l'episodio. Mi raccomando, bombardatelo di like e iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, attivando anche la campanella delle notifiche. Allora, avvicinati a un dinosauro e poi usa per agganciare il bersaglio indicandoti che il tuo fuciliere abbia la assicurandoti, scusate, che il tuo fuciliere abbia la visuale libera. Mentre agganci, usa per sparare un dardo sedante. Ricorda che per alcuni dinosauri ne serve più di uno, ok? Dov'è l'altro? Oh, stai scendendo un po' troppo, eh. Ok. L'organizzazione ha i suoi attori chiave, me per esempio, ma ha anche delle strutture chiave che devono funzionare in maniera efficace. Inizia quindi a costruire un punto d'arrivo, un centro di controllo e un generatore ausiliare per fornire energia. Allora, punto d'arrivo.
Ok. Non male, a mio avviso, e dunque sicuramente non male. Ma avremo anche bisogno di un centro di risposta, quindi rispondi all'ordine e costruiscine uno. Hai capito il gioco di parole? Centro di risposta, rispondi, eh? Non importa, non rispondermi. Ma davvero, manca la strada. Claire, dobbiamo portare i dinosauri nei nuovi recinti di contenimento. Quelli che abbiamo già catturato? Ah, sì, quelli. E dovranno essere svegli e sentirsi a proprio agio. Dite? Ok, allora, vediamo di fare dei recinti nuovi, più decenti magari. Non ho idea di quanto spazio possano richiedere, però. Porca vacca, si sono svegliati! Ma chiudi il parco, dai qua! Certo, non mi aspettavo che si svegliassero così velocemente. Vabbè che ci ho messo una vita io, a parte questo. Allora, cos'altro abbiamo qua? Struttura paleomedica. Le unità veterinarie mobili diagnosticano e curano i problemi di salute dei dinosauri. Ok, ci sta, ci sta. Cacchio, quanto è grande. Ma è un... Ma che cacchio? Ma non mi dire, anche la bufera ci voleva. Oh, devo fargli un bel laghetto. La risorsa è in volo.
Quindi? Niente acqua. Qua sì, qua no. Ah, ok. No, domandavo, eh. Ci vuole il cibo prima che sfondino e vengano fuori. Oh, abbiamo le caprette, povere. Povere caprette. So che devo mandare dentro i guardiani, ma mi dispiace un po' per loro. Dove vai? Allora, gli manca la sabbia. Le prede le ha, lo spazio aperto ce l'ha, l'acqua ce l'ha. Ok, quindi gli manca la sabbia, veramente. Mettiamogli la sabbia. Che problema c'è? Erba, fango, neve, roccia, sabbia. Vediamo se gli va bene. Sì, a malapena, ma gli va bene, dai. Ma che cacchio sta facendo sugli... Ah, no. Cosa sta facendo? Sta segnando il territorio. Dopotutto, tra i due l'alfa è proprio questo, mi sa di sì. Ok, allora assicurati che gli esemplari di Carnotauri siano visibili da... Ah, ok, qualcosa mancava, se no non andava bene. Aspetta un attimo. Avevano animali pericolosi qui. Corretto, signor Finch. Sappiamo dove erano. Tuttavia, signor Grady, ciò che conta è sapere dove sono adesso. Se conosco i miei dinosauri, direi che si sono diretti da questa parte. È proprio sicuro di conoscerli, signor Grady? Certo, sicurissimo. Quelli non sono i suoi dinosauri. Beh, suppongo che in questo caso dovrà fidarsi.
può dire tutto sui dinosauri, ma non che siano discreti. Ovunque vadano, lasciano il segno. Come qualcuno che conosco. Parli del dottor Marco? È incontenibile, quel tizio ha un ego smisurato. Mentre invece tu... Io sono solo un simpatico studioso di comportamenti animali che fa un vanto della propria umiltà. È un Allosaurus, ragazzi. Sento che ci stiamo avvicinando. Devo proprio? Testa coda! Al contrario. Pensavo di aver visto qualcosa, invece era solo un dinosauro che mi faceva... Eccolo qua. Mi prendeva in giro, capito, va bene. Là ci sono dei triceratopi. L'elicottero. Vediamo di non investirlo, magari. Ma non c'è nessuno. Oh, una preda. Owen, tutto bene? Che sta succedendo? Ora ho un po' da fare. Ti prego, dimmi che è tutto sotto controllo. Devo dire una bugia. Se serve a tranquillizzarmi, sì. Sono un fascio di nervi. Diciamo che siamo all'opera. Istruzioni, proveranno a sedare la nave da morte. Proveranno? Ci servono certezze, dottoressa tua, prima che divori Grady e gli altri. No, non dire così, ti prego. Colpito! Credimi. È affondato! Devo mentire? Ma dovete... Come sta andando? Manca poco. È quasi tutto sotto controllo. Ma l'animale è ferito. Dovremmo portarlo in un recinto sicuro per esaminarlo e curarlo. Una cosa da niente, insomma. No, io sto bene. Grazie per l'interesse.
E gli erbivori? Che ne facciamo? Finché stanno lontani dalle aree civilizzate, lasciamoli in pace. Sopravvivranno in natura senza interventi esterni. Sì, sempre che abbiano tempo per adattarsi. Suppongo che dovremmo abituarci tutti all'idea di avere dei dinosauri in libertà nel mondo. Sono parole tue? Oppure vengono dal governo? Claire, io sono il governo. La risorsa è stata consegnata. Deve aver fatto qualche battaglia questo allosauro. Qualche. Mi servirà una struttura paleomedica per valutare lo stato di salute del dinosauro trasferito. Servirà un esame completo. Devo capire cosa è andato storto per evitare che in futuro capiti di nuovo una cosa del genere. Vano di cura vuoto, pronto ad accogliere cura dinosauri. Oh. Come funziona? Boh, facciamo così, controllo diretto, controlliamo il camion. Ma cosa sono questi dinosauri che pascolano qua? Ah, ok, quindi... Ho quel dinosauro. Proporrei un sedativo. Ma a te la scelta. Facciamo il rifornimento, ok. Com'era qua? Vediamo gli scienziati, che ovviamente non ho reclutato ancora nessuno. Ah no, aspetta. Ci sono ancora loro. Quindi... Ah, ok. Quindi devo sedarlo. E adesso, ma dai. Abbiamo momentaneamente sotto controllo il dinosauro. Trasportiamolo alla struttura paramedica, dove potremo curare le sue ferite. Oh, specialista in no, generalista, va lei. Li mando tutti e due che fanno 3 su 3, se no siamo messi male qua. Speriamo che resti sedato fino alla fine del trattamento. Ed è guarito, cura riuscita. Trasportalo ora di nuovo qua. E niente, Il processo di guarigione prevede una fase di riposo. Meglio se in un luogo comodo. Funziona sempre per me. Vale anche per i dinosauri, immagino. Immagini correttamente.
Non secondo la mia ex. Ma passiamo ad altro. Vogliamo che l'animale sia trasportato e messo al sicuro e a suo agio nel suo recinto, se non ti dispiace. La consegna è stata completata. Fatto! Eccolo qua. Come nuovo, per così dire. Aveva fame, a quanto pare. Oh, mi ci vuole una galleria panoramica. Porca miseria. Devo togliere giusto qualche albero, eh. Porca vacca. E abbiamo completato anche la seconda quest, lo stato di Washington, ragazzi. Allora, spero che questo episodio vi sia piaciuto. È stato molto interessante. Vi invito a spolliciare più non posso, ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora, amici miei, noi ci risentiamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!